ma ci sarà anche un bici park come ho fatto l'anno scorso a pagamento, dove però è un bici park che dove non lasci la bicicletta, puoi arrivare con una bicicletta anche costosa, tu non entri nel bici park, dai la bicicletta, ti danno un numeretto come si faceva lo stazio una volta, per cui lo dico a tutti quelli che hanno magari anche bici elettriche, possono arrivare al giostra anche in bici perché è molto bello. Ho finito e do la parola ai nostri collaboratori, magari a Doria all'inizio che inquadra, però davvero ringrazio tutti anche per quanto vorrete raccontarmi. Sono 10 giorni e penso che ci si potrà divertire. Grazie. Torna Mestreland, il grande parco divertimenti che animerà l'area dell'ex mercato ortofrutticolo di via Torino a Mestre. La manifestazione è stata presentata dal sindaco di Venezia Brugnaro ieri mattina, che ha ricordato che si tratta di un evento, la sua seconda edizione, destinato alle famiglie e ai giovani, al fine di creare nuovi spazi di aggregazione e socializzazione. Mestreland occuperà un'area recintata e presidiata al fine di garantire la sicurezza di chi accede. Sarà servito da navette e avrà un parcheggio custodito riservato alle biciclette. 60.000 metri quadri che ospiteranno 60 attrazioni, il doppio di quante presenti lo scorso anno, come un'area dedicata al soft air, area ristoro e mercatini, un'area dedicata ai concerti da vivo e un'area retro games. L'apertura di Mestreland sarà il 19 settembre alle ore 15.30, resterà aperto fino al 29 settembre. Oltre alle attrazioni ci saranno food truck per offrire un'ampia scelta gastronomica. Si tratta di una delle attrazioni più grosse del territorio che intende coinvolgere un pubblico sempre più vasto. Tutti i giorni l'apertura sarà alle 15.30, chiusura a tarda sera, preceduta da concerti e DJ set. Chiusura all'1 il venerdì e il sabato e apertura anticipata alle 10.30 la domenica, con momenti anche dedicati alle associazioni del territorio. E siamo nello studio del servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, sottomarina di Chioggia, Venezia.